Salve a tutti e bentornati a Punto Cum, il momento di incontro del Cum Festival, pensato per cercare di portare le tematiche che verranno affrontate durante questa edizione speciale del Cum al di fuori degli spazi della Mole Van Vitelliana, in cui si svolgono le singole attività in programma, e di presentarle, le tematiche, al pubblico del Cum e non solo, mediante un confronto diretto con esso e con la città. Un aspetto che solitamente caratterizzerebbe e darebbe vita a una rassegna come questa, ma che a causa dell'emergenza sanitaria che è ancora in Cum ci ha spinto a sfruttare risorse digitali per raggiungervi. Le interviste che si svolgono, si svolgeranno in questo spazio hanno quindi lo scopo di approfondire con i protagonisti del festival i loro interventi a vostro beneficio. Detto questo, con l'ospite che ho qui a fianco, che ci ha appena raggiunto, cercheremo di offrire una panoramica invece su questa edizione in generale speciale del CUM. Do quindi il benvenuto a Federico Leoni, coordinatore scientifico del CUM Festival. Grazie Grazie, per essere qui eccoci. con noi. Professore, prima di farle qualche domanda appunto su quello che si sta facendo qui e quali sono le finalità di questa edizione speciale del Cum Festival, vorrei farle una domanda che è diventata consuetudine un po' per rompere il ghiaccio. E quindi voglio chiedere anche a lei, come ho fatto con già gli altri ospiti che mi hanno raggiunto qui, dove e come abbia trascorso il lungo periodo di chiusura imposto al governo a causa del coronavirus. Ho passato in casa, come tutti gli italiani, la mia casa è a Milano, dunque sono stato a Milano per alcuni mesi, chiuso nel mio appartamento, grosso modo nel centro di Milano e quindi nel centro della pandemia, o comunque della regione che era Certo. più colpita in quel momento dalla pandemia. Ha avuto modo di riflettere parecchio, immagino. Come tutti, diciamo che l'isolamento e le prime settimane, quantomeno dell'isolamento, hanno realizzato quella condizione che spesso la filosofia frequenta, cioè di sospensione, guardare la vita da una posizione quasi esterna, no? Il che consente una distanza, un pensiero che ha un passo diverso, no? Un pensiero che si desintonizza dall'urgenza di tutti i giorni, dal fare, dal lavoro, dai viaggi. Io, per esempio, lavoro a Verona, insegno all'Università di Verona. Normalmente mi muovo tra le due città, spesso si aggiungono altre destinazioni, convegni, conferenze, eccetera. Quindi viaggio piuttosto spesso e faccio una vita piuttosto itinerante. Tutto questo si è fermato improvvisamente ed è come se la mia vita fosse diventata un oggetto da osservare. Certo. No? E credo che sia capitato a tutti. In qualche modo il lockdown è un dispositivo filosofico, nel senso che produce questa sospensione nelle cose, mentre normalmente la filosofia è un metodo e quindi produce questa sospensione intenzionalmente, in certi momenti, no? E poi uno smette. Lì non potevi smettere, no? Lì eri sospeso, no? Per settimane. Poi in qualche misura tutto è ricominciato, certo in questo modo strano, cioè tutto da dentro, tutto da casa, tutto quel che era fuori è arrivato dentro, il che significa anche il dentro si è aperto, si è spalancato improvvisamente. Io mi chiedo se mai si chiuderà del tutto, se lo spazio privato tornerà mai a diventare davvero privato, perché per adesso è uno spazio pubblico, uno spazio che per una grande quantità di tempo delle nostre giornate è visitato da Zoom, da Teams, da Skype, da tutti i dispositivi che lo aprono. No, questa è un'esperienza singolare. È l'altro aspetto, sospensione, chiusura e solitudine da un certo punto di vista, o comunque chiusura su un nucleo molto piccolo, evidentemente rispetto alla socialità che ognuno di noi vive abitualmente. E l'altro aspetto che colpisce, perché in una strana coesistenza con questa solitudine, è la iperconnessione, il continuo scambio, l'essere continuamente aperti, molto più del solito, no? Perché era caduta la distinzione tra il chiuso e l'aperto. La casa era tutta aperta, diciamo così, tutta chiusa, ma tutta aperta. E questo paradosso mi sembra un elemento veramente uno degli elementi sconcertanti della situazione che abbiamo vissuto, e anche uno degli elementi che nel suo essere sconcertante rivela qualcosa del mondo, ma non del mondo durante la pandemia. Del mondo sempre, del mondo per come sta diventando, del mondo come forse continuerà a essere anche quando, come tutti speriamo, la pandemia sarà conclusa, sarà un brutto ricordo, ma molti di questi dispositivi, molte di queste abitudini probabilmente continueranno, quindi abbiamo avuto un assaggio del mondo che verrà.
Quindi devo capire che la docenza a distanza è stata un trauma per lei. No, mi scusi, non ho battuto. No, assolutamente. No, io mi sono trovato abbastanza bene, mi sembra che funzioni. Bisogna poi chiedersi docenza a distanza per chi, nel senso che io insegno a gente che ha dai 20 ai 28 anni, diciamo così, cioè dal primo anno di università al dottorato. È un mondo dove evidentemente la distanza ha inciso meno, ha pesato di meno, perché si trasferiscono cose più facilmente trasferibili. E se pensiamo alla didattica a distanza per un bambino di 6 anni o di 10 anni, lì c'è qualcosa di molto meno trasferibile, che invariabilmente si perde nella distanza, certo. Cioè il corpo, cioè il fatto che insegnare e fare qualcosa insieme qui e ora, sì. No? E trasformarsi l'un l'altro insieme qui e ora. Questo lo puoi fare dal vivo, lo puoi fare in presenza, lo puoi fare quando i corpi sono insieme davvero, quando i gesti sono insieme davvero. Non lo puoi fare altrettanto efficacemente, ma è anche meno necessario man mano che l'età cambia. E all'università è vero che anche all'università c'è un elemento trasformativo, cioè sono dei soggetti nuovi che si formano in quel tempo, certo. E attraverso l'insegnamento. Però è anche vero che si formano a un livello che è più intellettuale, che è più di idee, meno formati. Di gesti, il corpo è meno indispensabile, si perde molto, si perde comunque molto. Adesso abbiamo da un mese ricominciato a insegnare in presenza nella mia università, come pressoché ovunque nelle università italiane, e c'è un aspetto di festa nel trovarsi, no? C'è un entusiasmo degli studenti di essere di nuovo lì e anche di chi insegna nell'essere di nuovo in presenza. Chissà quanto dura, ma certamente c'è stato questo momento di euforia. Grazie, grazie per questo, aver raccontato la sua esperienza e quello, insomma, il rientro alla vita normale, più o meno, diciamo. Rimaniamo però per un attimo, vorrei rimanere per un attimo sul tema chiusura lockdown. Al direttore di questo festival, Massimo Recalcati, abbiamo chiesto una considerazione sull'impatto della pandemia sulla psiche delle persone. A lei vorrei invece domandare quali pensa siano stati i più evidenti effetti della chiusura sui rapporti interpersonali e più in generale sulla società, anche perché è proprio stato in qualche modo questo il tema principale della sua lezione che ha avuto qui a Como. In qualche modo ho già anticipato la mia risposta, quello che mi sembra di aver capito e certamente quello che ho vissuto, cioè questo strano mix di distanza e prossimità. Quello che è accaduto è che è aumentata in misura esponenziale la distanza, no? Il famoso distanziamento sociale, la chiusura totale dei nuclei familiari su loro stessi, dei singoli su loro stessi. E però allo stesso tempo questa chiusura si è connessa, no? Si è coordinata in modo costante con tante altre chiusure, per cui abbiamo tante bolle, no? Microscopiche, che però si sono coordinate con una frequenza, con un'intensità, con una sistematicità generalizzata che mai si era vista da tanti punti di vista, cioè gruppi anche numerosi che dal profondo di questa chiusura si connettevano giornalmente per svolgere le attività lavorative, ma anche le attività di divertimento per quanto era possibile. No, c'è questo strano mix per cui queste bolle assolutamente chiuse però erano simultaneamente coordinate dal dispositivo tecnologico, da internet evidentemente, cioè il lockdown non sarebbe immaginabile senza internet, o almeno per come l'abbiamo vissuto, e senza tutto ciò che internet rende possibile, cioè vedersi a distanza, parlarsi a distanza, restare in una connessione costante, no? Parlarsi ogni 3 minuti, ogni 30 secondi a distanza e dunque sintonizzarsi persino di più di quanto avviene normalmente, certo. Perché se normalmente ci sono dei vuoti, noi adesso siamo insieme ma poi ognuno va per conto suo, poi ci incrociamo magari questa sera, no? In un'altra stanza del festival. Quando sei invece completamente chiuso, sei anche completamente connesso, non ci sono dei vuoti, non ci sono degli intervalli, sei sempre nello spazio pubblico, sei sempre nella connessione, nella collaborazione, nella tener conto del fatto che l'altro c'è anche se non c'è. Questo è davvero un esperimento antropologico, mi viene da dire, cioè un nuovo modo di essere, non solo di essere insieme agli altri senza gli altri, ma di essere ciascuno con se stesso. Certo, una vora diffusa a è tutto una, il mondo. Sì, è una strana condizione di bolle
che fanno schiuma, però, cioè è una schiuma fatta di tante bolle, tutte chiuse, ma tutte assolutamente a contatto. Questa è un'immagine interessante di un pensatore tedesco che si chiama Peter Sloterdijk. E Sloterdijk, già anni fa, quindi non è una cosa che lui abbia pensato rispetto alla situazione attuale, ma in una trilogia famosa di libri che esplorano come è fatto il contemporaneo, come è fatto il mondo contemporaneo, come siamo fatti noi, ha, diciamo, incentrato questa trilogia e soprattutto il terzo volume, che è quello più vicino a noi, su questa immagine delle bolle e della schiuma. Ecco, a me sembra molto suggestiva e sembra dire almeno qualcosa di quella che è stata la nostra, così, la nostra esperienza vissuta. Molto evocativa e molto attinente a quello che è successo e che continuerà a succedere, come diceva lei. Parliamo ora del festival, però, in generale, ecco, visto che lei appunto è il coordinatore scientifico. La mia domanda per lei è la seguente. Questa edizione del CUM si svolge, lo abbiamo ricordato, in circostanze davvero particolari e difficili. Quali sono state le motivazioni che l'hanno guidata nell'individuazione degli ospiti, che magari possiamo anche, qualche ospite possiamo anche ricordarlo qui, e delle tematiche? Ma quest'anno abbiamo immaginato un'edizione ridotta, ridotta all'osso, ridotta all'essenziale, per tanti motivi evidenti. Non si sarebbe potuto fare il festival solito, che è un festival perché è affollato, che dà il senso del festival perché non è un convegno, non ha gli incontri uno dopo l'altro, li ha simultaneamente, c'è l'imbarazzo della scelta, come si suol dire, cioè l'effetto festival deriva dal fatto che tanta gente gira incessantemente, entra ed esce da uno stesso incontro, esita e dice ma vado piuttosto di qua o di là, perché bisogna scegliere, ci certo. Sono magari due, tre, quattro cose contemporanee importanti. Porta anche verso in città un po' delle idee si apprese, diffonde, come dico sempre. È sul territorio, certo. È il contrario di quello che era possibile fare e giusto fare data la situazione. Abbiamo dovuto ridurre molto, pochi incontri, distanziati l'uno dall'altro in modo che ci fosse la possibilità di gestire i flussi in sicurezza, infatti tutto è meticolosamente e doverosamente monitorato, no? Dal punto di vista sanitario, dal punto di vista logistico. Dunque pochi ospiti, dunque gli ospiti essenziali. E cosa voleva dire gli ospiti essenziali? Voleva dire, o almeno la scelta mia e di Massimo Recalcati è stata, puntiamo sui membri del comitato scientifico, perché sono le persone su cui abbiamo sempre pensato di puntare. Sono i garanti ognuno di un ambito, no? E quindi per la filosofia, per la cura, l'epistemologia della pedagogia, insomma in ogni ambito abbiamo individuato delle figure che è facile ricordare perché sono Luigina Mortari, Riccardo Panattoni, Rocco Ronchi, e io stesso evidentemente, Massimo Recalcati. Ecco, ciascuno di noi ha fatto una lezione, forse come avrebbe fatto gli altri anni, solo che c'erano solo le lezioni quest'anno. E poi l'altra cosa che ci è sembrata essenziale, oltre a dare voce al nucleo più stretto, no? Più fedele, no? Del festival, è stato di dare voce al tema specifico che era la cura, cioè come misurarci con ciò che sta accadendo, come essere all'altezza della difficoltà di ciò che sta accadendo. Ecco, abbiamo dato voce, ciascuno di noi evidentemente ha parlato di questo, dal dentro la sua così pratica di filosofo, di psicoanalista, di teorico, eccetera, ma poi ci è sembrato indispensabile dare voce a tutti quei saperi che hanno a che vedere con la pandemia e potevano dare un contributo, non dico tecnico, ma almeno divulgativo sugli aspetti più tecnici, cioè medici, allora Luigi Frigerio che è un medico, la cui testimonianza tra l'altro è molto interessante perché è la testimonianza di qualcuno che era a Bergamo, quindi nell'epicentro certo. Più sconvolto dalla pandemia, era medico e ha curato i pazienti di Covid, si è ammalato ed è diventato un paziente, è finito in terapia intensiva, quindi ha vissuto i due lati, non dico simultaneamente, ma in poche settimane della sua vita si sono concentrate due esperienze diversissime, quindi due prospettive che è chiaro che ogni medico vive costantemente, ma non sempre in modo così catastrofico, no? Così come qualcosa che segna così profondamente. Poi abbiamo avuto Ilaria Capua, che è una virologa di fama internazionale che tutti noi abbiamo imparato a conoscere da mesi, no? Perché certo. Spesso è stata una voce scientifica chiamata a raccontarci cosa stava succedendo, cosa dovevamo pensare di ciò che stava succedendo, che cosa c'era possibile fare davanti alla catastrofe. Quindi ci è sembrato importante dare voce a lei. Immacolata De Vivo è un'altra scienziata
di origine italiana, ma che lavora come Ilaria Capo negli Stati Uniti, in questo caso Immacolata De Vivo a Harvard, e che ha collaborato con uno studioso italiano che si chiama Daniel Lumera, che invece è un ospite abbastanza costante, no, del nostro festival. Poi abbiamo invitato Ingrid Paoletti, che è un architetto del Politecnico di Milano, che nella sua pratica di progettazione, lei è un'esperta di materiali nuovi, materiali con cui costruire in modo nuovo, cioè capace di prendersi cura dell'ambiente. Ecco, a lei abbiamo chiesto qualcosa su come prendersi cura dell'ambiente, come farsi carico dei resti, degli scarti, della spazzatura, di ciò che di solito non vogliamo vedere, di ciò che accantoniamo fuori dalla città. Ma è chiaro che il grande tema contemporaneo è che la spazzatura non riesci più a tenerla fuori dalla città, perché è troppa, perché noi esseri umani siamo troppi, perché la spazzatura prodotta, che vuol dire anche il CO2, no? Tutto quello che è l'escrezione del metabolismo umano, industriale, sociale, politico, economico, tutto ciò che è in più, non è più in un altro luogo, ma è nello stesso luogo, e fa irruzione in quel luogo che noi pensavamo preservato. Dunque, porre la questione del che fare dei nostri scarti in quanto sono i nostri scarti, sono certo. Noi, sono il lato nascosto di noi, no? Non sono un'altra cosa. Questo è importante ed è un tema che sarà importante anche nel futuro per il nostro festival, ma perché è un tema importante in futuro per il nostro pianeta, per noi tutti. Sì, tra parentesi abbiamo ospitato molti degli ospiti che lei ha ricordato qui, in questo piccolo spazio. E, velocemente, l'ultima domanda. Parliamo anche un po' di futuro, del futuro del festival? Ci parliamo di futuro, volentieri. Qualcosa. Noi avevamo pensato a un dittico, cioè a due edizioni gemellate, costruite e pensate insieme, cioè l'origine della vita, che è quel che abbiamo fatto effettivamente l'anno scorso, e la vita alla fine, che è il tema che avevamo ipotizzato per quest'anno, ma che abbiamo congelato. Avevamo un programma dettagliato, messo a punto, avevamo invitato tutti. Poi è successo quello che è successo, c'è stato il lockdown, la pandemia, abbiamo pensato che non si potesse fare un festival come sempre, non si potesse adottare quel tema, si dovesse fare i conti con quello che stava accadendo, per quanto sconvolgente, e quindi abbiamo fatto questa altra edizione speciale, molto particolare. L'anno prossimo recuperiamo il tema che avevamo progettato e anche il lavoro fatto su quel progetto. Recuperiamo gli ospiti che avevamo immaginato. Il tema sarà appunto a chiudere il cerchio dopo l'origine della vita. La vita alla fine, che per dirlo con una battuta significa la fine della vita, no? Pensare alla fine, pensare alla morte, pensare all'interruzione, pensare ciò che finisce, che non significa necessariamente la morte, ma anche il passaggio ad una nuova fase, l'inizio di qualcosa di diverso, l'incontro con l'imprevedibile. Vuol dire senz'altro questo, e vuol dire anche, io insisterei su quella virgola a cui tenevo particolarmente quando abbiamo concepito il titolo, cioè la vita virgola alla fine, cioè alla fine la vita. Alla fine e dopo la fine, il fatto che la vita è ancora lì, la vita è testarda. Questo è un punto interessante, credo sarà bello anche trovarci tra un anno alle soglie della fine della pandemia e immaginare che quella sia la soglia in cui si tocca con mano che alla fine la vita. Che resiste. Va bene, grazie mille, professore. Grazie a lei, grazie a voi. Buon cum. Grazie. A tutti voi, buon cum.